Torna a Citerna ed è la quarta edizione, Ceramica Citerna e Potter's Market dal 27 al 28 giugno, oggi nella sala della Giunta Comunale di Città di Castello, la presentazione. Sindaco, quarta edizione di un evento che inizia ad avere un suo bacino d'utenza importante. Sì, siamo alla quarta edizione, oggi la presentiamo proprio grazie anche alla spinta che abbiamo avuto negli anni precedenti. Questa edizione, questa manifestazione in particolare, se dal nostro punto di vista è unica sicuramente nell'Alta Valle del Tevere, ma direi anche in gran parte dell'Umbria. E spiego perché. Perché innanzitutto parliamo di ceramica d'autore, quindi sono artigiani, ma sono artigiani artisti, e che presenteranno dei prodotti che sono innanzitutto delle opere d'arte e danno il taglio contemporaneo. E naturalmente la gran parte, diciamo, dell'evento avrà luogo il fine settimana del 27 e 28 di giugno, con l'inaugurazione proprio nel pomeriggio di sabato 27 alle 17.30. Ci ritroveremo tutti nella piazza Scipioni di Citerna, quindi affacciati nella bellissima Val Tiberina. E da lì poi dopo, quindi inaugurando la mostra vera e propria, mostra mercato, quindi ceramisti che provengono da tutta Italia praticamente, ma dei quali è stata fatta una accurata selezione da parte delle nostre curatrici della mostra, che sono appunto Fanette Cardinali e Brigitte Rouet. Loro che sono le esperte hanno cercato di fare una selezione veramente di qualità anche di chi verrà a esporre, e quindi non è un semplice mercato, diciamo, è un presentare dei prodotti che sono di qualità. E a ciò si aggiunge il fatto che si presenta anche una mostra, due mostre anzi, all'interno degli ammassi del Palazzo Comunale, dei famosi sotterranei, questi spazi suggestivi anche da un punto di vista espositivo, e la sala del camino del Palazzo Prosperi Vitelli, dove appunto ha l'atelier la signora Fanette. E questo fa sì che queste due mostre, poi che sono opere d'arte vere e proprie, vengano esposte per due settimane fino al 12 di luglio. Quindi noi presentiamo un evento che appunto da un punto di vista proprio strettamente della ceramica non ha eguali nella nostra zona, ma a questo si aggiunge anche il fatto che comunque cerchiamo di valorizzare l'artigianato. Lei ha tracciato nel corso, questa è la seconda legislatura, ricordiamocelo, ha tracciato un corso, un percorso, un solco che è quello di valorizzare con eventi di grandissima qualità il borgo di Citerna. Ricordiamolo, per quei pochi che non lo sanno, è uno dei borghi più belli d'Italia. Esatto, noi abbiamo inteso promuovere il nostro territorio sia da un punto di vista strettamente culturale, come anche questo tipo di evento, perché ha una valenza strettamente anche culturale e turistica pertanto. Quindi con eventi di questa natura cerchiamo di promuovere il borgo e invitare la gente a passare anche un weekend da noi, con l'intenzione anche di scoprire la vallata, la Val Tiberina, ma anche le nostre colline, il nostro mangiar bene, le nostre opere d'arte che a Citerna sono numerose, uno scrigno vero e proprio, abbiamo due chiese ricolme di opere d'arte. Quindi noi riteniamo che sia appunto una delle poche modalità valide per poter promuovere il territorio e quindi anche il nostro borgo, che appartiene a uno dei borghi più belli d'Italia. E l'assessore alla cultura del Comune di Citerna, Giulia Gragnoli, con il sindaco abbiamo parlato di questo evento che è giunto alla quarta edizione, lo ricordo, Ceramica Citerna e Potter's Market. Potter's Market perché c'è anche un mercato, no? Sì, allora innanzitutto si tratta di Ceramica Citerna, il nome che è stato scelto già dalle precedenti edizioni, Ceramica Citerna mostra mercato. E nel dettaglio appunto l'inaugurazione sarà alle 5.30 in piazza Scipione a Citerna, e la mostra mercato poi seguirà nei due giorni, per concludere invece l'evento che riguarda più la mostra delle personali. E nell'atelier Il Camino di Fanette, nella sala degli ammassi di Citerna,
fino al 12 luglio. Per quanto riguarda invece la parte proprio dell'inaugurazione, ci tengo a sottolineare che quest'anno Ceramica Citerna inizia sì dalle 4 del pomeriggio del sabato del 27 giugno, però potrete venire anche dopo cena, perché appunto i ceramisti si intratterranno piacevolmente con tutti noi, con il pubblico, anche con l'intrattenimento musicale di Andrea Live nella piazza adiacente al Teatro Bontempelli. E allora perché non parlare con le due curatrici, con due artiste che hanno dato una mano importante per la organizzazione di questa quarta edizione di Ceramica Citerna, e Fanette Cardinali, Fanette francese, due giorni ho letto, il 27 e 28 giugno, la mostra mercato ceramiche d'autore, che cosa esporrete? Allora, prima di tutto voglio dire che Brigitte si occupa della parte della mostra mercato e io mi occupo più della parte degli artisti. E abbiamo voluto dare un'impronta a questo piccolo evento a Citerna. Abbiamo scelto Citerna come luogo ottimale perché è un borgo piccolo, perché il posto è molto bello, perché merita una passeggiata, è facile arrivare. Però l'idea veramente della fiera, le fiere internazionali dove tutti questi ceramisti espongono, cioè in Francia, in Italia, in Germania, quindi sono persone che si mettono in discussione, che hanno una visione della ceramica completamente diversa dalla ceramica tradizionale, quindi c'è sempre un concetto, uno studio, una preparazione, lavorano tutti materiali molto diversi da maiolica, porcellana, gres, e ognuno con un estro molto particolare, ma voglio precisare che ogni persona vive del proprio lavoro, cioè noi parliamo di artigiani veri, con un concetto vero e autentico del proprio lavoro. A me piace chiamarli artisti e artigiani, perché stiamo parlando di persone che poi lasceranno ai posteri qualcosa di importante. La selezione come è avvenuta? La selezione per quanto riguarda il mercato, questo ne parlerà Brigitte dopo, l'abbiamo scelta insieme, c'è una scelta, una cernita, ogni due anni noi cambiamo, diamo la possibilità per due anni alle persone di tornare, invece dopo due anni cambiamo perché pensiamo che dobbiamo creare sempre un ventaglio nuovo per far venire le persone a Citerna e perché così ci interessa e ci piace a noi, è un po' l'imprinting del nostro lavoro. Quindi Brigitte, che è la moglie di Giorgio Ricciardi, ovviamente è molto più nel settore perché fanno molte fiere durante l'anno, quindi conoscono molte persone. Io invece mi occupo della parte più, se vogliamo, artistica. È sempre molto sottile questa linea tra artigianato e artista. Non c'è un artista che facendo ceramica non ha bisogno della tecnica e non c'è un artigiano che può proporre dei lavori che sono arte. Quindi è molto intrigante perché in tutta la vallata non c'è questa proposta, che invece ci sono in tutte le piazze italiane, se lei va a Faenza, se va nel nord oppure anche nel sud, ci sono questi momenti collettivi di ritrovarsi e di proporre. Qui nella zona è un po' un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale di Citerna. È una novità. Allora, Brigitte Rouet, prima di parlare degli artisti, se non mi dimentico, mi traccia un bilancio di questo laboratorio per bambini? Sì, il laboratorio per bambini lo faremo soprattutto la domenica, visto che il sabato saremo impegnati con le inaugurazioni. Ci saranno diversi laboratori quest'anno, ci sarà un laboratorio di tornio, Fanette farà un laboratorio con i bambini, ci sarà anche la scuola di Figil che farà anche loro un laboratorio per bambini. Il laboratorio per bambini sarà la domenica mattina verso le 11, dico verso perché a secondo un po' dell'affluenza e tutto, e anche nel pomeriggio di domenica verso le 5. Il laboratorio è aperto a tutti i bambini. L'anno scorso abbiamo avuto una bimba di 18 mesi che è rimasta, diciamo, con l'acqua e la terra per un'ora e mezzo per la disperazione dei genitori. Insomma, la manipolazione della terra piace moltissimo ai bambini. Allora, perché la manipolazione della terra? Per quei pochi che non lo sanno, Figille ha una cava di argilla, no? Sì. E voi chiaramente andate là a prendere e a recuperare il materiale? Sì, sì, sì.
Certo, certamente useremo la ceramica di Sansepolcro della famiglia Tricca, quindi prenderemo la terra locale per poter fare i laboratori e ci sarà anche, avremo anche quest'anno chi presenterà i lavori di Ercole, quindi l'associazione che si occupa con i bambini che hanno dei problemi, e tutti lavorano quella terra. Un'ultima battuta con Brigitte, poi ci spiegherà anche la selezione degli artisti. Voleva dire qualcosa? Sì, volevo parlare anche che ci saranno stand della ceramica in Italia e nel mondo, che è una rivista di Milano che sta diventando una delle riviste più importanti sulla ceramica in Italia, e ci sarà un piccolo banco di presentazione della rivista dove la gente potrà eventualmente fare abbonamenti o acquistare la rivista. È una rivista molto valida che si appoggia poi tra l'altro a un centro per la ceramica che si trova in Corso Safi a Milano. Due battute con gli artisti, che tipo di artisti troveremo? Allora, troveremo delle artiste di Torino, un artista di Cremona, tantissimi di Firenze, Pisa, Scandicci, Lucca, ci saranno anche di Bologna, di Faenza anche. Troveremo degli artisti anche che espongono, la maggior parte di loro le incontriamo sulle fiere all'estero, in Germania, in Austria, in Francia, dove i mercati della ceramica sono dei mercati con 180-200 ceramisti sulle piazze, dove la ceramica ha veramente contemporanea ha veramente una grande importanza. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto Sara Dario che aveva appena vinto a Dissen in Germania il primo premio della ceramica. Quest'anno c'è anche Giorgio Ricciardi che, diciamolo, ha appena vinto in Alto Adige il premio della ceramica di Naturno, che è un'altra fiera molto importante anche in Italia. Insomma, abbiamo delle persone di un certo livello che propongono anche dei pezzi unici che possono anche valere qualche centinaio di euro, però è importante dire che anche alcuni di questi artigiani, artisti, ceramisti hanno anche collane, tazzine, servizi da tavola, insomma, oggetti di decorazione, oggetti di uso da 5 euro a 500. Sono due mostre. Due battute brevi per concludere sì. Questo servizio. Allora, io presento al Camino, che è il mio spazio, il mio piccolo laboratorio e sala espositiva, Marcello Pucci, che lavora con la terra sigillata e al quale abbiamo dedicato la copertina di quest'anno. E invece negli ammassi ci sarà uno dei più grandi ceramisti dal punto di vista della scultura in Italia, della ceramica contemporanea, Luca Leandri. E la mostra durerà, inizia quindi il 27, ci sarà l'inaugurazione, il vernissaggio alle 6 negli ammassi, alle 17.30 in piazza con il signore sindaco, invece alle 18 il vernissaggio e l'apertura della mostra agli ammassi di Luca Leandri con un piccolo aperitivo. E, molto importante perché è veramente uno dei personaggi emblematici nel centro Italia per quanto riguarda oggi la ceramica. E questo ammassi, è un... Allora, ammassi. No, mi diceva questo della cantante? Sì, c'è questa performance con l'inaugurazione. Ceramica, ma non solo, perché parliamo anche di musica di qualità. C'è una performance importante, me la vuole ricordare, Fanette? Sì, alle 6, quando ci sarà l'inaugurazione negli ammassi per la mostra di Luca Leandri, ci sarà una performance di Marcella Rossi, che è amica e collaboratrice di Luca Leandri e dedicherà delle poesie e dei canti proprio all'opera di Luca Leandri.